Colpiscono la pelle. In estate siamo più esposti al sole, siamo anche meno vestiti, quindi dobbiamo in qualche modo avere a che fare con questi problemi. Uno di questi, piuttosto fastidioso, insomma, è la vitiligine. Vitiligine e sole sono un connubio da esplorare, perché chiunque si sia trovato ad affrontare questa malattia si sarà sicuramente posto la fatidica domanda se con l'arrivo appunto delle temperature estive ci si possa esporre al sole, ci si possa abbronzare. Di tutto questo parliamo con Alessia Pacifico, dermatologa clinica del San Gallicano. Buongiorno, benvenuta a Palomar su Giornale Radio. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, innanzitutto, che cos'è la vitiligine? La vitiligine è una malattia della pelle che clinicamente è caratterizzata dalla comparsa di chiazze bianche. Ecco, e come si manifesta? Cioè, qual è il primo sintomo prima di cominciare a perdere, insomma, il pigmento? Il primo sintomo, ovviamente la diagnosi è una diagnosi molto semplice, è una diagnosi clinica, appunto la comparsa di queste chiazze bianche. Responsabile di queste chiazze bianche, appunto, è un difetto di alcune cellule che sono nell'epidermide, che sono responsabili della produzione di melanina. Quindi i melanociti sembrano essere coinvolti nella patogenesi di questa patologia. Ci sono delle cure? Ci sono cure, ma all'orizzonte, insomma, si prospettano delle cure innovative molto interessanti. Sicuramente il gold standard dei trattamenti ancora oggi è rappresentato dalla fototerapia con UVB a banda stretta. Il sole provoca soltanto dei fastidi, dei problemi, oppure ci sono anche dei benefici, allora, legati comunque alle radiazioni? Bisogna sapersi esporre al sole, quindi cercare di esporsi in maniera proficua, anche perché, come dicevo prima, la terapia comunque di elezione è ancora oggi rappresentata dalla terapia con radiazione ultravioletta, che è una porzione della radiazione solare, quindi direi che bisogna esporsi in maniera corretta. E come? Cioè, cosa si può fare? Come ci si può fare per difendersi? Bisogna usare dei filtri, delle creme particolari? Certamente, perché appunto ci si basa sul concetto che la radiazione ultravioletta è in grado di stimolare sia la migrazione delle cellule melanocitarie e la differenziazione di questo tipo di cellule, quindi con conseguente produzione di pigmento, e in questa maniera quindi bisogna sapersi esporre al sole in maniera tale di avere l'effetto terapeutico, ma ovviamente senza creare danni. Quindi si possono utilizzare dei filtri con una duplice motivazione: innanzitutto per non usare una protezione 50 sulla cute non affetta, per evitare che si evidenziano anche da un punto di vista estetico le differenze tra cute sana e cute affetta, e applicare invece sulla cute affetta uno stimolatore della melanina, insomma ne esistono tanti in commercio. Addirittura recentemente sono stati formulati dei filtri con un fattore di protezione basso, quindi insomma che abbia una minima capacità protettiva, ma che non impedisca l'azione terapeutica dell'ultravioletto. Ci sono magari, non so, dei trattamenti a cui sottoporsi in preparazione poi dell'esposizione al sole, magari al mare o in montagna, dove i raggi, insomma, sono piuttosto intensi? Ma allora, questa è una questione molto dibattuta, se mi sta chiedendo l'utilizzo di lampade dei centri estetici. Qui è una questione molto dibattuta, perché molto spesso i pazienti ci dicono: possiamo preparare la pelle? In realtà quello che consigliamo, soprattutto negli ultimi anni, è
preparare la pelle con una fotoprotezione sistemica, fatta appunto con l'assunzione di antiossidanti, perché una parte della patogenesi della vitiligine è appunto un aumentato stress ossidativo, e questi antiossidanti sono sia in grado di proteggere dallo stress ossidativo indotto dalla radiazione solare, sia in grado di diminuire il grado di eritema appunto derivante dalla radiazione solare. L'alimentazione può aiutare oppure è ininfluente? Ovviamente, come in tutte le patologie dermatologiche dove esista un minimo di infiammazione a livello cutaneo, è consigliabile una alimentazione ricca di comunque verdure. In questo periodo insomma se ne trovano tante, sia frutta che verdure, e che quindi anche che sia in grado di diminuire appunto il livello di infiammazione e di conferire anche di aggiungere prego. Di combattere lo stress ossidativo. Ovviamente se ne dovrebbero ingerire grosse quantità, ed è per questo che ci si aiuta con gli antiossidanti, con gli integratori per bocca. Ok, io ringrazio Alessia Pacifico, dermatologa clinica del San Gallicano, per essere stata con noi a Palomar su Giornale Radio.